Per non creare una ragazza madre, fecero appello alla legge sulla interruzione di maternità. Fantozzi prese appuntamento col professor Gandini, ginecologo, cui era stato raccomandato da un guardiamacchine della bocciofila. Buongiorno, dottore, volete fare un affare? Tengano fegato frisco frisco. Perché coro tra biandato di giornata. No, 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 non mi interessa. Dottore, guardate che non per i capi di chiù. Ribadisco, non dottore, un domani vi può servire, non si può mai sapere. Serve sangue degli gruppettivi, dottore. Sì, venga pure l'RH negativa. Offro un posto in dialisi, dottore, 6 milioni, è un vero affare. Me lo garantisco. Non sono disponibile sulla piazza. Dottore, è un affare garantito. No, un accetto di per liberarsi dell'assedio, Fantozzi acquistò la cosa più a buon mercato. 2 litri di urina truccata per evitare il servizio militare. Senta! Aveva prosciugato il suo conto in banca perché gli avevano detto che in quell'ambiente tutto sta a unger bene le ruote. Mi scusi? 10.000. Ecco qua, guardato la busta con i miei risparmi. 10.000, dato. Ma scusi signorina, io avrei un appuntamento col professor... 30.000. Col professor Saracè. Vabbè. 1, 2 e 3. Il professore non c'è, in ferie? No, perché prima avrei dato 10, adesso 30, allora... Appunto, le devo spedire subito a Cortina il professore, per vaglia telegrafico. Ah, perché gli rimandate per... Anzi, per mi dia le 500 lire per la spedizione. Ah, giusto. Scusi... Se non ci ho pensato, allora le do 10 così mi dà il resto. Mi dà il resto. Guardi che ha messo sotto. Non dà il resto. Va bene, allora scusi, approfitto di questo mancato resto per chiedere se possiamo andare a Paro e lei mi dice chi è il sostituto. Ok, dottor Giovanni Rava. E dov'è questo prof? Non c'è, è in sciopero. È in sciopero? Ma il suo? È un caso urgente? Ma il mio è un caso di... 100.000. Disperato, sarà. Vabbè, 100.000. Per tale somma venne a sapere che in casi di urgenza il responsabile del reparto ginecologico era il professor Grandi, primario di ortopedia. Su questo stesso piano dopo radiologia. Ah, stesso piano dopo radiologia. Grazie, molto gentile. Buongiorno, signori. Buongiorno, signori. Buongiorno. Ecco, professore, che c'è? Senta, no, mia moglie, non sono... Mi dia una mano. Silenzio, basta, via! Via! Non vedete che non è il professore? Non lo vedete che è un povero handicappato? Venga, caro, venga. La porta no, al suo reparto. No, venga, venga. No, mi equivoco veramente. Venga, caro, venga. Ma che dici? No. Adesso venga in camera, ecco. No, come? Ma guardi che la cureremo in... bene. Sì, lo so, ma io... Sì, calmi. No, la prego, ma mi lasci sopra. Ma e mi lasci... Lo faccio, mi... forza. Sorella, mi... Per mi... piatto. Scusi, chissà, ma... Che fa, ma insomma? Ma è possibile? Sorella! Sorella, dopo le... È un fortunato lei. Siete tutti fortunati in questo reparto. Di là i nostri medici vi stanno controllando con apparecchiature sofisticatissime. Gli ultimi ritrovati nel campo della tecnica. State tranquilli, eh? Buon lavoro. Scusi, non mi sanno di... Grazie.
scusi, non mi può dire dov'è la corsia? E che me lo dice a me? Come? Ma, scusi, ma non è un portantino lei? Io? Ma che stai a dire? Io sono pizzettato via dalla scrofa. Sono venuto qui a trovare mia madre che sta tanto, tanto male. Oh, non dico vado! No! Ancora! Aspetta! Aspettina! No, che mi fa male! Ci facciamo! Non sono di cappa! Ecco! Se si rischia di far male! Venga al reparto adesso! No, quale reparto? Venga qua! Aspetti! Le faccio vedere qua sotto! No! No! Ha preso tutto? Sì, professore. Beh, certo. Eh sì, ha proprio ragione. Ci vorrà un po' di tempo. Io penso che allora sia meglio tenerlo. Leggo qui. Mi scusi, signor professor ingegner Grandi. Mahatma Grandi. Mahatma. Scusi? Quelle cosa sono? Sono 50.000 lire. Ma come si permette? Metta via subito. Ah, mi scusi, non credevo che... Ma cosa vuole? Io sono qui purtroppo per una interruzione di maternità. Non è per me, è per una mia scimmia, è per mia figlia. Ah no, questo mai. Ma mi scusi, io non sapevo, ma adesso dopo Panella siamo riusciti a provare. Io sono cattolico obiettore di coscienza e soprattutto ortopedico, perciò totalmente ignorante della materia. Sì, però mi hanno detto che lei, professor Mahatma Grande, sostituisce il ginecologo. Beh, io faccio quello che posso, ma ho un'altissima percentuale di eventi infausti. Come? Senta, caro, mi facci una cosa. Aspetti il rientro del titolare, il professor Marini, E intanto io cosa dovrei fare? E intanto si prenoti un letto. E cioè come, quanto tempo ci vuole? Se tutto va bene, 2 anni. Ma, 2 anni? Mahatma Grandi, ma per una gravidanza ci vogliono solo 9 mesi. Ah, sì? Ma, scusi, ma lei non lo sa? Ma gliel'ho detto che sono ortopedico. Ah, 9 mesi. Ah, sì. Ma il suo allora è un caso urgente. Molto. Lei può disporre di 1.000.000? Aspetti, sì. E lo esibisca. Mi scusi, una domanda un po' curiosa, professore, ma prima 50.000 lire non... Ma perché erano 50.000 lire? Ma caro, ma per chi mi aveva preso? Per un portantino? Tenga. Ah no! Io non li tocco, siete tutti testimoni. Tutti. Li dia la sorella. Benissimo. Ciao, caro. Ciao, bello. Buongiorno. Sorella, lo metto nella singola. Va bene, allora... La stanza dove Fantozzi pernottò per tenere il posto alla figlia non era una singola. Era la temutissima sala operatoria del professor Zambrini Loredan, detto Jack lo squartatore. Che succede? Zitto. Sorella, abbia pietà. Stia calmo, non si agiti. Guardate che qui c'è un equivoco. Io sono qui per mia figlia. Lo sappiamo noi perché è qui, stia zitto. Ma che mi volete far fare? Non mi fate così. Sono debole di pescicca. Bene, bravo! Bravo! Bisturi. Come bisturi? L'ha fatto male. Di che cosa dobbiamo operare? Ah, io non lo so. Scheda! Professore, non sono schedato. Professore, la scheda nell'archivio non c'è. La scheda non c'è? Non c'è. Però mi sembra di aver sentito dire che bisogna amputare una cosa che finisce in accio. Accio? Accio, braccio? Amputazione del braccio? Bene, ma sega! Un braccio? Ah! No! Un braccio? Bene. No, un braccio. Però potrebbe essere anche il polpaccio. Polpaccio? Preparo. Braccio, polpaccio. Polpaccio. Beh, nel dubbio me li faccio tutti e due. No, tutti e due no. Professore, in portineria dicevano che si trattava di una cosa che finiva in ale, non in accio. Ma ragazzi, ma allora potrebbe trattarsi di calcolo renale, fistola anale, blocco intestinale, vaglia postale. Zitti! Scusi. Aspetti, professore.
Ah, sì, eccola. La scheda. La scheda? Eccola, brava, professore. Bravo, bravo, bella, oh, bella, buona, oh, buona, soda, suora. Oh, sì. Professore. Ma che fa? Ho avuto un attimo, scusate, il caldo, la lampada. La scheda, professore. La scheda apparteneva a tale Baccellari Vincenzo. Forbici 9. Detto Frufru, noto travestito, che si era ricoverato per realizzare il suo sogno. Ma dov'è? Quello di diventare donna a tutti gli effetti. Ma è una bambola. Ah, eccolo là. Forbici 01. Prego. Mi dia la lente. Per denunciare quel tragico errore e riottenere il maltolto, scrisse una supplica al Presidente della Repubblica. Solo grazie a questo alto intervento venne da autorità reintegrato della propria preziosa attrezzatura di piacere che stava per essere trapiantata come dito mignolo del piede sinistro ad un falegname della Val di Susa. Quando Fantozzi fu dimesso, Mariangela finiva il suo tempo. Ah, papà, mamma, si sta muovendo. Dove? Chi si sta? Chi si sta muovendo? Che c'è? Ha dato dei colpetti. Fammi sentire. A me. Oh, da proprio dei colpetti.